Eccoci arrivati in Unit 2 agli aspetti armonici. Allora, c'è una cosa da dire, prima di tutto, che la chitarra, diversamente dal pianoforte, non ci mostra chiaramente le note che stiamo suonando, a meno che non la conosciamo veramente a menadito, ma soprattutto ha ogni nota, che se anche letta sul pentagramma, può trovarsi in posti diversi. Ad esempio, questo Do è lo stesso Do, è lo stesso Do, è lo stesso Do. Ok? Quindi sul pentagramma noi leggiamo lo stesso Do, ma sulla tastiera lo ritroviamo in diverse posizioni. Una cosa che è molto importante è che in questo manuale non viene affrontata, perché fa parte della formazione che tu devi avere già per conto tuo, è la parte di conoscenza delle forme accordali, delle forme degli accordi proprio sulla chitarra, cioè quello che viene chiamato il Kajet che utilizzo nella maggior parte della mia metodologia. Significa quindi che con le posizioni C, A, G e D, noi possiamo ricavare tante tante diteggiature. Quindi, prendendo un giro armonico che utilizzeremo frequentemente in questo corso, che è il giro di Do, Do la minore fa Sol, Do la minore fa Sol, viene da sé che se vogliamo mantenere la posizione sulla tastiera, cambieremo forma di ogni accordo. Quindi, essendo in prima posizione, nome dell'accordo e nome della forma coincideranno più spesso. Do in forma di Do, La minore in forma di La, e Fa in forma di Mi e Sol in forma di Sol. Se invece voglio mantenere il nome e la forma, ad esempio la forma di Mi, la voglio mantenere, dovrò cambiare la posizione. Quindi Do in forma di Mi, La minore in forma di Mi, Fa in forma di Mi, Sol in forma di Mi. Ok? Così come Do in forma di Do, La minore in forma di Do, Fa in forma di Do, Sol in forma di Do. Bene, ma una cosa che ci nasconde la chitarra è poi il posizionamento sul pentagramma, se noi non ci riflettiamo. E cioè, se voglio andare a prendere, facciamo proprio tenendo la forma di Mi. Do, La minore, Fa, Sol. Noi vediamo tutte le dita, oltre che la mano, che si spostano sulla tastiera. Ma se andiamo ad analizzare attentamente, vediamo che quando faccio questo Do, è questo Do, è questo Do. Ovviamente il timbro cambia perché la corda, in questo caso è una corda ricoperta, e in questo caso sta vibrando molto, è molto corta, no? Perché stiamo suonando al decimo tasto. Qui invece, essendo al quinto tasto, qui è il primo. Quindi, oltre ad essere corde di spessori e materiali diversi nel caso della ricoperta, ecco che cambia anche la lunghezza. Quindi io ho questo Do, che è questo Do, che è questo Do. Quindi si sposta da qui a qui a qui. Ma quello dopo è il Mi, che sale, e vado a prendere il Sol, vabbè, che diventa La, e scende qui dopo il voicing, si gira, dobbiamo andare sotto. Quello che ti voglio dire è, ricordati che noi vediamo muovere la mano, ma non è detto che le voci si stiano muovendo allo stesso modo. Quindi uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione in questa la tipologia di arrangiamento che noi possiamo fare, sulla quale possiamo intervenire come chitarristi, è proprio l'avvicinamento delle voci e la concatenazione delle voci. Quindi, se andiamo a vedere insieme quello che ho scritto per te, vedi, vabbè, la posizione fondamentale, quindi è Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, che potrebbe essere visto così, Fa, La, Do, Sol, Si, Re. Queste sono le triadi allo stato fondamentale. D'altronde le possiamo vedere anche invece diteggiate o invece avvicinate. In che modo? Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, La, Do, Fa, La. E se diventa settima, Si fa Sol, ok? Calcola che quando hai due accordi che sono diatonici alla tonalità e sono vicini, ok? Non hanno lo spostamento per forza di tutte le voci. Cioè, se io vado da Fa a Sol, sono diatonici alla tonalità di Do, in questo caso, e sono vicini, e quindi devo muovere tutte le voci, a meno che in questo caso io non utilizzi, e questo l'ho fatto proprio giusto per mostrarti una cosa, un'estensione, quindi non è più una triade che va a un'altra triade, ma una triade che va a una tetrade, quindi Fa che va a Sol settima, ed ecco che io posso tenere quello che era il Fa fondamentale del Fa, diventa Fa settima di Sol, ok? Però quando ci sono soltanto triadi o tetradi che vanno a tetradi vicine,
diventa un disastro, ok? Ma tetrade su tetrade, anche di questo ne parleremo. Quindi, qual è un lavoro che è molto importante? Avere studiato bene le triadi sulla tastiera e avere velocemente la concatenazione di queste triadi. Quindi, sapere che il Do, perché questo è Do e questa è La minore, questo è Fa e questo è Sol settima. Che cosa serve sapere questo? Do, La minore, Fa, Sol settima. A cosa serve conoscere ovviamente in tutte le sezioni di corde? Un esercizio da fare, quindi Do, La minore, Fa, Sol settima, eccetera. Serve perché non ti devi muovere tanto, ad esempio. Pensa se tu dovessi suonare uno ska, un reggae, con piccoli accordi, non hai bisogno di muoverti tanto, no? Se devi fare questo, certo che lo puoi fare, ma puoi anche fare. Ok, diventa tutto molto più omogeneo. Per il lavoro che andremo a fare insieme in questo corso, in questo manuale, è molto importante che noi prendiamo coscienza e poniamo attenzione su diversi aspetti. Ovviamente una chitarra che suona in un'area specifica del manico e si muove poco da lì prevede anche il fatto che come effetti, come suono, come timbro e come posizionamento nel mix sia più facile da collocare. Cioè una volta che abbiamo fatto un suono giusto andrà bene in tutti gli accordi della esecuzione, se sono più o meno lì. È ovvio che se io faccio un suono che va bene qui, non è detto che poi qui non sbordi, ok? Anche se, ripeto, nel lungo percorso che faremo insieme capiremo come fare dei suoni che siano molto utilizzabili senza estremizzarli né da una parte né dall'altra. Buon lavoro e studia tutta la unit. Ciao!